Ragazzi, benvenuti in un nuovo video Ask, ad un altro video in cui chiacchieriamo come se fossimo al bar, più o meno, insomma, un video in cui rispondo alle domande fatte da voi. Vi ricordo che io queste domande le chiedo sempre su Instagram, nelle storie, che c'è il box apposta per le domande. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, ragazzi. E chi non ha Instagram, scaricatelo come fate a vivere senza Instagram. Allora, visto che le domande, ovviamente gli screenshot li ho salvati sul cellulare, mi sono fatto un collage con le domande che mi sono salvata. Sì, ma come facevo le altre volte io? Vabbè, usavo la fotocamera, che odiavo, che odio quella fotocamera. Vabbè, allora ragazzi, mi sono salvata un bel po' di domande e non saprei da dove cominciare, non vedo domande che mi ispirano per iniziare. Ok, questa forse ha senso all'inizio. Noemi chiede, come sono andate le tue vacanze natalizie? Ti stai riposando come dovresti? Ni, nel senso che... per quanto riguarda lo shop, sì, assolutamente mi serviva, perché comunque con lo shop è una cosa sempre non stop, appunto. È come se mi fossi presa le mie ferie, ecco. Anche perché quest'estate le mie uniche ferie sono state tipo di una settimana, quando sono andata a Rimini e basta. Però non sto staccando del tutto, perché comunque sto comunque facendo i video. E voi direte, ma scusa, perché non li hai preparati subito i video, così potevi essere libera per un po'. Intanto per cominciare, come al solito, dopo aver fatto più di 2000 video, io raga sono sempre a corto di idee, quindi cioè io so che video sto facendo oggi, perché lo sto facendo ovvio, per io per dirvi non so che video farò venerdì, cioè io raga veramente a idee sono, ho spremuto il mio cervello di idee più possibile. Poi ho anche periodi in cui ne ho tante, eccetera, ma questo non è uno di quelle, purtroppo. E poi anche una volta che si hanno le idee, non è che se in un giorno riesco a fare 45 video, quindi insomma... mi sto riposando in parte. Ah, allora, Marti chiede, hai una tradizione fissa a Natale? Se sì, quale? Secondo me ho già risposto tempo fa, ma adoro la mia tradizione, quindi vi rispondo subito. Io la sera della vigilia, questa era una cosa che ho sempre fatto a casa, in famiglia, poi adesso la faccio con Ricky. La sera della vigilia io devo fare la mia bella cenetta con penne, con panna e salmone, le tartine di salmone, eccetera, e polpo con patate. Questo è il mio menù della vigilia da sempre. Di solito, se si riesce, cioè quasi sempre, perché io obbligo la gente a farlo, a lume di candela. E poi anche questa l'ho aggiunta negli ultimi 7 anni, non è sempre stata così, ma dopo si aprono i regali. E poi si guarda una poltrona per due con la cioccolata calda. Ecco, io sempre questo. Alla vigilia voglio fare sempre la stessa cosa. Infatti tutti mi odiano, quelli che passano come la vigilia, che una volta mi odiava mia madre, adesso probabilmente mi odia Ricky, però io adoro. Secondo me questa domanda avevo già risposto. Oppure no, perché la risposta era no. Ma Laura mi chiede, ti è mai capitato di rompere qualcosa dello shop mentre lo stavi impacchettando? No, mentre lo impacchettavo no. In altri momenti mi pare di sì, ma mentre lo impacchettavo no, credo. Come si chiama? Come si legge questo nome? Loriago Emoni. Non ho capito. Comunque, cosa ne pensi di TikTok? Ti piace? Io sono indecisa se fare i video o no, ma ho paura. Allora, TikTok è una cosa davvero strana. A me piace molto da spettatrice, ma io ho provato tante volte a fare video, nel senso, quando facevo video in cui per lo shop, all'inizio, quando l'ho aperto un po' più di un anno fa, i video mi andavano anche abbastanza bene. Poi TikTok fa quello che vuole. Anche se hai un tot di iscritti, potrebbe farti avere pochissime views, oppure molte più dei tuoi iscritti. Adesso, tipo, in tutti i video che sto facendo di recente, le mie views fanno schifo. Ho tipo 60.000 follower su TikTok e faccio 2-3.000 views. TikTok sveglia, perché è letteralmente TikTok che sceglie cos'è che va virale. Magari lui decide che un tuo video deve andare virale, fai centinaia di migliaia di views, milioni di views. Io ho un account TikTok che si chiama Erika Kawaii Shop, con cui faccio video impacchettamento e cose del genere, e anche uno che si chiama Erika Kawaii Spam, in cui pubblico quello che mi pare. Magari c'è un trend carino, lo voglio fare, cose così. Lì TikTok ha voluto farmi andare virale un paio di video. Uno era su Harry Potter, vabbè, classico, su Harry Potter ha senso, in cui facevo un commento su una cosa, vabbè, e quello aveva senso. L'altro mi ha fatto andare virale un video in cui assaggiavo un onigiri dell'Esselunga. Me ne avevo anche accennato su Instagram, perché mi era stato troppo sulle scatole. Ho tolto i commenti a quel video perché mi stavo divertendo troppo, visto che io volevo fare un video per provare una cosa particolare che vendevano all'Esselunga, così che chi magari vedeva il video e va all'Esselunga poteva capire se è un cibo che può piacergli o meno.
tutti i commenti erano: Erika, lo stai aprendo male il pacchetto. Ma chi se ne frega? E niente, mi è andato virale. Troppe persone che mi hanno detto sta cosa, ho tolto i commenti, però mi ha fatto 250.000 views completamente a caso. Quindi, in sostanza, TikTok mi piace da spettatrice, da creatrice, che non sono su TikTok, in realtà non sono nessuno, però mi sta sulle scatole perché è troppo a caso. Sceglie lui chi fa diventare famoso, in sostanza. Se ci metto così tanto per ogni risposta, questo video durerà 45 minuti. My heart is... non vedo il nome completo. Mi chiede... ah, le domande sì, a volte le vedete tagliate, ma io le avevo già lette ieri complete, quindi mi ricordo cosa c'era scritto. Da quanto lavori l'uncinetto? Ci fai vedere qualche cosa che hai fatto? No, allora... io non lavoro l'uncinetto, nel senso, una settimana fa una mia amica mi ha insegnato qualcosina, però vi giuro che faccio un sacco fatica, cioè vi faccio vedere cosa ho fatto, ma sono veramente poche cose, anche perché poi dopo un po' che ci lavoro, tipo, se ci lavoro un'oretta, dopo un po' cominciano a farmi male i nervi qua, ma proprio tanto male, non so bene perché. Questo obbrobrio è il gattino che avevo fatto la prima volta quando lei è venuta a insegnarmi. E poi mi sono resa conto che cominciare dai pupazzi non era molto intelligente perché sono difficili, quindi ho chiesto alla mia amica: ti prego, insegnami a fare una cosa facile, tipo una sciarpa. Ecco, sto facendo una sciarpa. E basta, cioè la sciarpa è letteralmente tutta la stessa cosa. Se quando io tipo avrò finito la sciarpa non saprò nemmeno come si chiude perché non me lo ricordo. Quindi insomma non sono esattamente esperta. Allora, ok. El solo El chiede: cosa usi per i capelli grassi? Lo so che non è una domanda da Ask, ma ho scoperto di averli. Tanto sono un po' confusa, come hai fatto a scoprire di averli? Nel senso, non è una cosa che scopri o che ti viene a caso, ce li hai da sempre. Io l'ho scoperto che ero molto piccola, veramente molto molto piccola, quindi sono un po' confusa dalla scoperta di averli grassi. Ma a parte questo, tanti auguri! Ho provato tutto, qualunque cosa, non c'è niente che funzioni. Io dopo un giorno, ma anche scarso, che ho lavato i capelli, cominciano a essere unti. Riesco a leggere il nome perché alcune cose sono stampate un po' male. Non so come si legge. Quando fare la tombola per gli squishy? È una bella domanda, ragazzi. Dovevo farla appunto a inizio dicembre, ma ci sono stati problemi in famiglia. Grazie per tutte le domande che mi avete fatto riguardo. Non è una cosa che si può risolvere, nel senso, sì, è risolta per sempre, basta. E però appunto non lo so, io spero presto, non lo so, spero presto, ragazzi. Nicola o Nicole, cosa c'è scritto? Non si capisce. Raga, scusate, sono stampate da Paint, letteralmente, queste sono le mie abilità. Quindi le immagini magari sono un po' storpiate e si leggono un po' male. Tu che sei sui social da svariati anni ormai, come gestisci tutto l'odio che c'è dietro? Allora, probabilmente la maggior parte delle persone che seguite dite: ehi, io me ne frego, a me queste cose scivolano addosso, però comunque è normale che ci sia questo odio perché la gente è frustrata, eccetera. Io non sono così. Io vorrei potervi dire fregatevene, io sono la prima che non ci riesco. Io ci rimango sempre male, io mi arrabbio sempre e poi la gente mi dice che sono acida. Provate voi a ricevere tutte le critiche che ho ricevuto io nei social in questi anni, vi fidatevi che mi viene fuori un bel po' di acidità anche a voi. Anto chiede: adesso che lo shop sta andando bene, hai Ricky e due gattini, ti senti realizzato o ti manca qualcosa? Allora, io purtroppo non posso dirmi realizzata perché, allora, intanto per cominciare, noi stiamo spendendo un sacco di soldi di affitto, ma vogliamo avere una casa nostra, che non sarà questa. Io questo appartamento non lo voglio, mi fa schifo, raga, questo appartamento. Però temo che ci vorranno ancora anni per avere una casa nostra, quindi quella è una cosa che mi assilla. L'avere una casa mia mi sta rompendo molto non averla. Ma più che altro non mi sento realizzata perché lo shop, così come tutto ciò che nasce con i social, non è che, visto che adesso sta andando bene, andrà sempre bene. Io ovviamente mi impegnerò più possibile, ma non so se questo potrà essere il mio lavoro per sempre, oppure se dovrò cercare altro. E come al solito, ve l'avevo già detto tante volte questa cosa, io al di fuori dei social non ho la benché minima e più pallida idea di cosa fare. Stavo giusto pensando l'altro giorno che io vorrei cercare un lavoro. Cioè, le persone normali sanno di avere qualche dote magari e cercano un lavoro che riguarda quelle. Questa cosa l'altro giorno mi ha fatto pensare. La mia unica dote, perché sinceramente penso che sia la mia unica dote, è l'olfatto. Il mio olfatto, raga, funziona troppo bene. Sarà che perché sono mezza sorda e fino a poco fa ero praticamente mezza accecata, ma il mio olfatto funziona benissimo. Mi ero un attimo informata su tipo... Avete presente i sommelier per il vino? Che tipo il loro lavoro è recensire i vini, valutarli, giudicarli. Io speravo ci fosse un lavoro del genere con i profumi, ma non c'è. Se state pensando al naso profumiere, le persone che fanno quel lavoro sono poi anche le persone
che li producono i profumi di solito, quindi non ho intenzione di mettermi a produrre profumi. Quindi non lo so, non mi vengono in mente altri lavori in cui serva l'olfatto. In altre parole, sono in alto mare per il futuro. E ridai, e devo darmi una moffa. Sei ancora in contatto con la Sabri? Chiede Angie. In realtà ci siamo sentite nell'ultimo anno forse un paio di volte, perché avevamo qualcosa da dirci di specifico io a lei o lei a me, basta. Però soprattutto da quando è rimasta incinta / partorito, non credo che pensi molto a me. Marianna aveva chiesto, giusto, hai intenzione di abitare ancora lì per un po' o vuoi trasferirti? Ho risposto prima involontariamente. Non vedo l'ora di avere una casa mia, ma chissà. Adesso rispondo a qualche domanda su Ricky. Però io, cioè, rispondo a domande su me e Ricky. Però se fate domande su Ricky e basta, sappiate che io non rispondo, anche perché probabilmente a lui darebbe fastidio. Allora, tu e Ricky siete super carini insieme. Avete progetti importanti da fare insieme? La casa, prima o poi. E prima o poi spero che ci sposeremo. Molti, molti di nuovo mi chiedono dei figli, raga. Noi figli non li vogliamo, semplicemente. Ci sono persone che li vogliono, persone che non li vogliono. Noi non li vogliamo, stiamo bene così. Io, lui e i nostri gatti. E quando avremo una casa anche un cane, e basta. Maru chiede, come è stato accolto Riccardo dalla tua famiglia? Tutti lo amano, anche mia madre. Oh mio Dio, mia madre che... Ciao madre, che è sempre stata abbastanza complicata con i miei ex fidanzati. Lo adora. Quindi, evviva, che felicità. Comunque, ovviamente, c'è qualcuno che sta, non so, spazzando le foglie o qualcosa del genere, spero che non si senta casino. È un incubo, sempre quando faccio i video, sempre. Poi stacco il video e loro dopo 2 minuti smettono. Sto editando il video e confermo, ha smesso davvero dopo 2 minuti che ho staccato il video. Ah, giusto, Franci mi aveva chiesto se pensi di sposarti con Riccardo un giorno, e anche qui, per sbaglio, ho risposto prima, va bene. Allora, questa persona mi ha fatto un sacco di domande, a cui risponderò in maniera negativa a tutte, mi dispiace, Martina, ma... Perché non fai video mukbang, non so come cavolo si dice. Perché, Martina, non c'è cosa che io odio di più che sentire la gente che mastica e mangia. Vorrei poter mutarmi le orecchie nella vita reale quando sento rumori del genere, ma non posso. Se invece mi compare su TikTok, eccetera, un video del genere, io lancio il cellulare per il fastidio e lo schifo. Capisci perché non lo farò? Perché non fai più creazioni in film? Perché lavoro tutto il giorno allo shop e quindi non ho il tempo. Nel weekend invece vado in coma e mi risveglio il lunedì subito, quindi non ho il minimo tempo e onestamente neanche la voglia di farle. Perché non fai più video sugli squishy? Ma ragazzi, io vorrei una domanda. Avete mai controllato i siti su cui io facevo gli acquisti? Visto che tutti i video dei miei acquisti di squishy sono super famosi, non so bene perché. Avete mai controllati? Avete notato che non ci sono novità se non cose che sono identiche a cose già uscite o con gli stessi soggetti identici, super semplici? Non li fanno più gli squishy, raga. C'è stato il boom in cui sono andati di moda, è passato, quindi non li fanno più. E poi, insomma, soldi, costano soldi. Ammetto che ai tempi guadagnavo bene con YouTube, non l'ho mai negato. Adesso non posso spendere, buttare via i miei soldi così per queste cose come facevo prima. Motivo per cui passo a un'altra domanda che è collegata. Pain, Train Pain, come si legge, chiede se aprirò mai più delle box. Io lo so, ragazzi, che vi piacevano tanto quei video, che nel mio canale ce ne sono state tantissime, quindi probabilmente molte persone si sono iscritte per quel format. Ma è sempre lo stesso discorso. I soldi, ragazzi, costano tanti soldi. Una volta potevo permettermeli più che altro perché io spendevo soldi per le box, poi facevo i video che mi facevano tante views. Con le views mi ripagavo il costo delle box. Adesso assolutamente non è più così. Quindi non posso permettermi di buttare via i soldi per delle box, per quanto mi possano ancora piacere. Paola Coppola mi chiede, che viaggi hai fatto? In quale posti vorresti andare? Allora, sappiate che se vi dà fastidio sentire parlare di problemi di ansia, dovreste saltare questa domanda. Allora, io ho fatto tanti viaggi nella mia vita, specialmente in Europa, poi al di fuori dell'Europa sono andata in Egitto e in Giappone. In Europa dove sono stata? A Barcellona 2 volte, a Parigi 4 volte, a Budapest, a Praga, in Olanda, in Austria, in Slovenia, in Croazia e credo basta, come se avessi detto poco, insomma. Il problema è che da quando sono andata in Giappone mi sono partiti problemi di ansia veramente pesanti legati ai viaggi. Non solo ai viaggi, in realtà, mi può tranquillamente succedere anche qui, o anche se vado al ristorante dietro l'angolo. Ma io, ragazzi, non so come fare con i viaggi. Cioè, io solo a pensare di fare un viaggio mi parte un'ansia pazzesca, quindi io non ho davvero idea di quando e se riuscirò mai a fare un altro viaggio. Ultima domanda, credo, scusate, controllo. Confermo l'ultima domanda. Franci chiede, che scuola hai frequentato? Ti è servita? Te ne sei pentita? La rifaresti? Ottima domanda.
Questa è una cosa che mi... ogni volta che ci penso mi viene il sangue amaro. Io ho fatto una scuola che mi faceva schifo, ragazzi, schifo. Però, intanto per cominciare a far scegliere la professione a dei ragazzini di 12-13 anni, che quali sono in terza media, così si fa, cosa siano, 13 anni, credo, per me è una cosa assurda, veramente assurda. Io volevo fare, nella mia città si chiama Chierici, che è l'istituto d'arte. Però, e anche qui madre... Io, lei mi ha convinta a non farlo perché, che lavoro andrà mai a fare dopo che hai fatto l'istituto d'arte? Avrei potuto magari emergere ancora di più su YouTube, o magari sarei ancora famosa perché, che cosa ne so, brava a disegnare, come Fra Frog, non lo so. E però no. E quindi, va bene, non posso fare quello, ho detto, provo a fare una scuola che mi porterà a fare un lavoro che magari non mi farà tanto schifo. Sbagliato. Sono andata a fare ragioneria, quindi lavoro sarebbe stato un lavoro da ufficio. Già in seconda superiore mi sono resa conto che mi faceva schifo, perché sono andata già dalla seconda a fare gli stage e mi faceva schifo, quindi non la rifarei assolutamente, mi pento di averla fatta e mi pento di non aver fatto l'istituto d'arte tantissimo. Bene, queste domande erano tutte molto triste insomma, vabbè, non era così allegro come me lo immaginavo questo video. Comunque ragazzi, questo era tutto. Io spero che vi sia piaciuto, nonostante alcune risposte non siano state troppo appunto solari. E niente, noi ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao!